Let's go! Bentornati ovetti su Super Mario 64 per Nintendo DS. Nello scorso episodio abbiamo completato, quasi completamente, la grotta labirinto, dove abbiamo sconfitto un Gabite. Ah no, giusto, quello è un altro gioco. In ogni caso, in questo episodio cominceremo con la missione delle 100 monete della grotta labirinto, tutta velocizzata però. E poi andremo in un altro mondo. Quadro. Quindi, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, barra un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Inoltre, vi ricordo anche, rispondete alla domanda del giorno. Adesso, perché ho preso Mario? Il motivo è molto semplice, li abbiamo già visti in realtà, ma qui ci sono alcuni coniglietti che io vorrei provare a prendere. Ovviamente non ci riuscirò mai, ma tentar non nuoce, ok? Devo davvero velocizzare per prendere i conigli? Spero davvero tanto di no. Ok, siete tutti e due là, perfetto. E via. Ok, uno l'ho preso. Dice praticamente le stesse identiche cose dell'altro coniglio rosa barra rosso. Teoricamente è rosa perché il coniglio rosso a quanto pare non si può vedere. Vabbè, non importa, continua senza salvare. Mentre il secondo coniglietto, che ho appena preso, ma anche no, appena riesco a vederlo. Ok, fermati. Ti vedo. No. Dove vai? Dove vai? Fatti prendere. Fatti. Ah, strada senza uscita, eh. No. Ho sbagliato. Davvero devo velocizzare prima, perché non riesco a prendere il coniglio? Mamma mia. Va bene, io sono praticamente impedito. Vai a sinistra, perfetto. Perché a sinistra c'è appunto il vicolo cieco e lo posso intrappolare senza problemi. Ah! Ok, ce l'ho fatta. E vi ricordo, prendere conigli vi sblocca alcuni minigiochi che noi però vedremo solamente alla fine del let's play. Ovviamente non salvo. E adesso velocizziamo. Ci vediamo quando riesco a finire la missione delle 100 monete. Oh la la, il Tonks del futuro che narra in post-produzione. Allora, salve, perché sto parlando? Semplicemente non volevo lasciare un minuto e passa di video senza niente se non un po' di musica. Quindi, tanto per dire, lo ripeterò anche più tardi, ma questa è la missione delle 100 monete più complessa, una delle più complesse del gioco. Quindi state attenti, se riuscite a superare questa missione non dovreste avere praticamente nessun problema con le altre missioni delle 100 monete. Un piccolissimo consiglio, cercate di prendere prima le monete rosse e poi di prendere le altre monete. Detto questo, fine! E con questo abbiamo finito finalmente, quindi abbiamo preso la stella, perfetto. Non salvo e possiamo fare direttamente start, abbandona, ok? La stella è comunque presa. Tanto per dimostrarvelo, basta premere appunto start un'altra volta. Dove è? Non è battaglia di bombe, ma è grotta labirinto. Eccola qua, perfetto. Detto questo, continuiamo perché dobbiamo finalmente andare nel nostro nuovo quadro. Aggiungerei che questo episodio è molto più corto del solito. Almeno credo, perché da quello che ho programmato devo prendere solamente 4 stelle dopo la velocizzazione. Quindi, buon per me. Ci ho messo un bel po' anche perché la stella delle monete della grotta labirinto è in realtà molto difficile, una delle più complesse per quello che riguarda le monete, o meglio le 100 monete. Fallo cuocere nel suo brodo, lago di lava. Non essere stupido, se qualcuno ti spinge, spingi anche tu. Chi perde avrà dei seri problemi. Ok, benvenuti nel lago di lava. Intanto, correre in cerchio fa incrociare gli occhi ad alcuni tipi loschi, lo sappiamo già. Mentre questo... No, perché mi sono girato verso il quadro, anzi verso questo coso, ok. L'anda della lava letale, se prendi fuoco o cadi in una pozza di fiamme, salterai come un matto. Il giocatore avrà il controllo del personaggio usando la calma e il sangue freddo. Vero, state particolarmente attenti. Comunque, ora dobbiamo semplicemente andare avanti. Se volete un piccolo consiglio, usate gli Yoshi per questo livello. Inoltre, questi nemici qua
vi spingono. L'unica cosa che si può fare per spingerli è o fare questo, che è molto efficace, oppure usare A. Il punto è che ci fa male sto coso. Detesto questi nemici, perché non riesco mai a avere il tempismo giusto, ma... dettagli. Fortunatamente ci ridanno almeno un po' di vita, però ora come ora non ci interessa. Vedo che c'è un cappello di Luigi, conviene andare a prenderlo. Inoltre, tanto per dimostrarvi un'altra cosa, c'è un passaggio segreto sotto questo coso qua. Intanto prendo subito questo, perfetto. E boom! Teleportation! Che ci porta direttamente qua sopra. La cosa è fatta apposta perché qui dentro dovrebbe esserci, vediamo un po' se lo riesco a mostrarlo. Ecco, c'era un fiore potenza, giusto? Se siete però Mario, là dovrebbe esserci, se non sbaglio, non un fiore potenza, ma un cappello alato. Non mi ricordo dove, ma c'è un cappello alato in questo livello, quindi attenzione. Che si può usare però solamente se avete Mario, quindi occhio. Ora, riesco ad uscire, grazie mille Luigi, perfetto. Anzi, Luigiario, perché è Luigi e Mario insieme, vabbè, dettagli. Ora, state attenti a queste piattaforme, non scivolerete molto spesso, ma occhio. Inoltre, quando si completa questo quadretto, ci sono delle monete extra che potete appunto ottenere, attenzione. Ora, io vorrei imparare un po', o meglio, reimparare a come colpire questi cosi, ok? Il tempismo sembra essere quello, ma francamente non ci interessano, perché a noi interessa solamente andare avanti, perché c'è un mini boss da sconfiggere adesso, quindi proviamo a prenderlo. È laggiù, visto? È praticamente la versione più grande di quei cosi che ci hanno appena attaccato. Ora, se non state attenti, potreste essere buttati giù. Quindi, occhio. Forse è meglio il calcio, eh? Per me è meglio il calcio, sì. Ed ecco qui la stella. Questa è praticamente la meccanica. E la cosa bella? La seconda missione è letteralmente identica alla prima, se non ricordo male. Wow, che bel salto! Prendili per le corna, appunto per simboleggiare. Ehi, ci sono quei cosi che vi spingono. Le corna sono quelle. E... se fate un salto lungo è possibile arrivare in quell'isolotto, eh? Non è impossibile. Vediamo un po' se ci riesco. Ok, perfetto. Ora non stiamo fermi al centro perché qui c'è... è il fiore potenza? No! È il cappello alato che vi avevo detto. Ok, ora proviamoci. Ci provo? Dai. Uno, dos, tres! E dobbiamo volare. Ora, devo volare fino laggiù. È possibile cisare, insomma, questo livello tantissimo. Il problema è che io, che non sono molto bravo a volare, posso fare dei fail assurdi, preferisco evitare di farli. Dobbiamo semplicemente superare questo tizio e non farci spingere e andare là. Quindi proviamoci. Uno, due. Oh, no, 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 no. Ok. Uno, due. Ouch! Vabbè, grazie, ok. Ho preso la strada sbagliata di proposito in realtà, però non importa. Ok. Praticamente che dovete fare? Dovete prima sconfiggere questi tre e poi apparirà il boss gigante. Se state attenti non dovreste avere problemi. Se saltate è anche meglio in effetti. Io però ovviamente non riesco a fare nulla. Oh mio Dio, odio questi cosi. Potete usare... ah, non si può usare il Bat Pound. Pensavo si potesse usare. Vabbè, non importa, uno l'ho sconfitto. Ok, attenzione. Ok, perfetto. Se riuscite ad avere un tempismo giusto, riuscite anche a... riuscirete anche a buttarne due giù di seguito, ma... cioè, insieme. Ma io non ci riesco, e quindi... allora, senti! Gioco! Odio queste missioni. Odio questo tipo di nemico, più che altro. Perché, soprattutto in questo gioco, è abbastanza complesso da contrattaccare. Quindi... visto? Visto? Non posso neanche saltare un secondo per rimediare al problema. Quindi mi sa che devo spammare A. Ok, un altro l'ho sconfitto. Dammi la moneta, grazie. Ok, ora, tu... via. Ho detto... via. No. Ok, perfetto. No. Ci devo riuscire. Ok. Devo farlo un millesimo di secondo prima, perché a quanto pare funziona così. Comunque, ecco il boss. Un'altra volta, stessa meccanica di prima. Basta stare attenti. Due calci. Addio, boss. Ed ecco qui la stella. Nice, vero? Beh, le prossime non sono per niente così nice. Puzzle a 15 pezzi per 8 monete. Ora, se ne avete la possibilità, vi vorrei consigliare davvero tanto di fare la missione delle 100 monete insieme a quella delle 8, come al solito. Però prima, un attimo solo. Tanto per... oh, chissà dove sono le monete rosse. Wow, difficilissimo. Sono tutte là. Seriamente sono tutte là. Quindi,
tentar non nuoce. Andiamo a prendere anche la missione delle 100 monete. Tuttavia, per completare il lago di lava al 100%, abbiamo bisogno un'altra volta di Wario. E dato che non c'è un cappello Wario, non possiamo fare assolutamente nulla per adesso. Puoi per favore essere Ok. Ancora? Perfetto, dammi la monetina. Grazie mille. Ora, mi conviene andare di qua? Sì, sì, dobbiamo ancora... vabbè... piano. Dicevo, dobbiamo ancora andare in questa zona, quindi va benissimo. Certo, avessi Luigi sarebbe incredibilmente più facile, ma io voglio complicarmi la vita e quindi... Ok, dammi le monete, devo recuperare un po' di vita. Per favore, please. Occhio a queste cose di fuoco perché vi fanno male, Se vi beccano. Enfasi sul se. Ok, siamo a... 17, va tutto quanto benissimo. Devo andare un'altra volta qua sopra? No, è problema. Tu però vai via. Ok, perfetto. Ridammi la monetina, perché ripeto, voglio le 100 monete. Non dovrebbero esistere monete blu se non quelle dell'occhio. Quindi attenzione. Ouch. Inoltre ricordo che prendere le monete rosse equivale anche a prendere 16 monete normali, quindi va bene. Perfetto. Dammi la monetina. Grazie mille. Ora, vediamo un po'. Là non dobbiamo ancora andarci perché è inutile, perché c'è un'altra stella che prenderemo sempre oggi, credo. Perché ho segnato quante stelle devo prendere, ma non quali devo prendere. Quindi, comunque, attenzione alla lava. Che ho detto io? Attenzione alla lava. Allora, attenzione. Vediamo un po' dove posso girarmi. Ecco qua. Ora, non prendete quella scatola mai nella vita. Non lo fate. Ok, qua che ci sta? Un fiume. Oh, perfetto. Meglio di così non si poteva andare proprio. Allora, sto rischiando un po', in effetti, però conviene farlo. Quindi, tentar non nuoce. Occhio, guardami. Occhio, occhio. Oh, e occhio a me. A me gli occhi. Oh mio Dio, mi sono fatto colpire ancora. Allora, è facile, basta girare così in tondo. Perfetto. Allora, dammi le 5 monete. A quanto pare ci sono 2 di questi nemici, quindi buon per noi. E ce l'ho fatta. Non so neanche io come. Ouch. Queste lapilli sono fastidiosissimi. Però, una volta preso questo coso, è molto più facile tutto quanto. Quindi, dammi la monetina. Non l'ho presa neanche di striscio. Ora l'ho presa, perfetto. Cerchiamo di andare qua. È un po' un rischio, ma è qui che devo andare. Quindi a questo punto andiamo. Ok. Ah, non dovrei neanche dirlo, ma se vi sconfigge, o meglio, se sconfiggete un'altra volta questo coso, vi ridà la stella. Per questo non lo voglio neanche provare a fare. Riesco a vivere? Grazie mille. Siamo a 52, niente male, niente male davvero. Ok. Attenzione però per alcune piattaforme, perché restano, o meglio, entrano dentro la lava, quindi occhio. Ok, attenzione a non ribeccare il fuoco. Ok. Oh, no. Va bene, una la lascio tanto per sicurezza, poi magari la vedremo più tardi. Sono vivo, sono ancora vivo, sono ancora vivo. No, no, no. Stupida. Ok, perfetto. Siamo bene o male dove eravamo prima. Devo solamente stare attento a non cadere nella lava adesso. E dovrei stare a posto. Perfetto. Siamo a 67 al posto di 50 e qualcosa. Ora, ve l'ho già detto, questo puzzle ogni tanto si completa, ma ogni tanto no. Quindi non ci sperate per le 100 monete, ok? E se non sbaglio è randomico, completamente randomico. Ok, ci manca solamente... Giuro che se perdo adesso... Ok, no. Ci manca solamente una moneta rossa. Si era completato. Vabbè, non importa. Ok, moneta rossa ottenuta. Però ci mancano ancora alcune monetine, quindi prendiamole subito. Ora, è possibile andare su quelle... su quegli angoli, insomma, ma ve lo vorrei sconsigliare perché non vi conviene. Ok, se perdo adesso mi arrabbio così tanto che non potete immaginare. Ok, occhio. A me gli occhi. Ok, perfetto. Diventa piccolino e una moneta blu. Ok, adesso ci mancano poche monete, ce ne mancano solamente 7. Dove ho mancato qualche monetina? Qua. Ok, dai, tentar non nuoce. Ah, era il cappello alato. Maledizione, non volevo il cappello alato. Perché il cappello alato non lo so controllare, non adesso almeno. Vediamo un po', dove posso aver mancato qualcosina? Là sotto? Ma per andare là sotto ci serve il guscio, che noi non abbiamo. Intanto divento Luigi, così si toglie il cappello. Dunque, e mo che faccio?
Devo per forza andare in quelle piattaformine là. Si può andare lì senza morire, ovviamente. Un po' complesso per me, ma... Tentar non nuoce! Ok, grazie mille Luigi. La tua potenza... Meglio strisciare. Meglio strisciare. La tua potenza dello... Nel... Insomma, nel dare calcetti all'aria è una cosa stupenda. Ok, attenzione qua. Ok, ci mancano solamente 4 monete. Ce la posso fare? Ce la posso fare? Ho una paura che non potete immaginare. Io odio questa missione. Ok. Per le monete d'oro. Oh, l'inganno del Teostra. Ok, sono qua, sono qua, sono qua. Bene. Ouch, dolore. Allora, puoi andare via, grazie. Perfetto, ora vai via. Ah, devo farlo un po' prima, ve l'ho già detto. Sì, un po' prima. Ok, grazie. Ancora. Ultima. Ultima, ho detto. Ho detto ultima. Ok. Abbiamo quasi finito. Ci mancano 2 monete che sono lì. Perfetto, perfetto. Ok. Mi dispiace se ci ho... Mi dispiace se ci ho messo così tanto, ma io detesto questa missione. Ok, perfetto. Allora, dammi immediatamente la stella. Perfetto. Ora ci manca solamente da prendere la stella delle monete rosse. E poi abbiamo fatto. Quindi stiamo attenti a non morire adesso. Vabbè, anche se dovessi morire adesso, ho fatto il grande del lavoro, quindi sto a posto. Dove sta la stella? Ah, dietro di me. Qua, perfetto. E voliamo a prenderla, e l'ho presa al volo, perfetto. Corsa sul tronco ardente. È proprio l'ultima missione dell'area che dobbiamo ancora visitare di questo lago ardente, quindi andiamoci subito. Ricordate quando ho detto no, non andiamo lì perché ci andremo più tardi? Ci andiamo adesso, quindi... Ah, il dolore delle fiamme ardenti. Uria, signore delle fiamme ardenti. Allora, cerchiamo di non cadere nella lava. E ripeto, lava, perché questo non è magma. La gente ogni tanto li confonde, ma questo non è magma. Dobbiamo arrivare, se non sbaglio, laggiù. Ma come si arriva laggiù? C'è una piattaforma qua sotto. Bisogna semplicemente non cadere nella lava e salire qua sopra, stando attenti ai getti di fuoco. Come fanno ad esserci getti di fuoco non lo so neanch'io. E come fa a resistere questa grata di ferro nel magma a non sciogliersi lo sa solamente il gioco. Ma francamente non mi interessa. Dettagli, a quanto pare dico molte volte dettagli. È vero, lo dico troppe volte in effetti. Ma non importa. Ora, dobbiamo semplicemente guidare questo tronco con il peso di Mario. Credo che tutti i personaggi abbiano lo stesso peso. Nonostante Wario in realtà sia più cicciotto, ma... Dettagli. Ok, ora dobbiamo andare di qua. E siamo salvi, giusto? Perché la stella si trova... qui. E vi prego di non chiedermi perché ogni tanto la telecamera rotea su se stessa, perché non lo sto facendo io. Ora, vediamo un po' se è successo oppure no. Ok, non è successo. Però ve lo dico perché lo vedremo comunque nel prossimo episodio. Ogni tanto, al posto dei conigli normali, possono spawnare dei conigli bianchi. Io dovrò farmare questi conigli, penso, nel prossimo episodio. Comunque, ora come ora, non ci interessa perché nella prossima parte di Super Mario 64 DS torneremo nel lago di lava e... faremo altre 3 missioni più altre... quante, scusa? Oh mio Dio, abbiamo un sacco di cose da fare, perfetto. Mi sono girato perché ho letto il programma che ho scritto io quando ero mezzo addormentato, quindi immaginate un po' come è scritto il programma. Ok, l'ho preso al volo perché mi andava. Va bene. Ciao! See you!